Buonasera, ben ritrovati. Pensavate di esservi liberati di noi e invece no, torniamo come di consueto da qualche anno a questa parte con una puntata natalizia di velò tra l'edizione 2021 e quella 2022 che già vi annunciamo che ci sarà, perché adesso ve lo diciamo già, a marzo ripartiamo, però è un modo questo, come di consueto, per stare un po' insieme, per fare il punto in queste festività natalizie dove la forma fisica oramai è andata a farsi totalmente benedire, però è anche giusto così, perché poi magari ad anno nuovo, quando le feste sono finite, magari si rinforcano i pedali e si ritrova la forma migliore. Parleremo di quello che è stato e anche di quello che potrebbe essere il prossimo anno sulle due ruote, perché c'è tanto da parlare, c'è un nuovo commissario tecnico, un Giro d'Italia da scoprire che vedrà protagonista anche la nostra regione. Gli argomenti sono tanti. Ovviamente questa sera, come vedete alle mie spalle, c'è un albero di Natale che non poteva mancare, perché l'augurio per tutti voi è che passiate assolutamente delle belle feste con i vostri cari, che le passiate insomma nel miglior modo possibile, e poi per poi buttarsi in un 2022 che speriamo sia ancora migliore di questo 2021, dove stiamo ancora uscendo da un tunnel molto lungo, però, che è ovviamente quello del Covid. Speriamo che l'anno che verrà sia ancora migliore. Ora, ovviamente non sono da solo, anche perché questa sera chi mi accompagnerà, saranno tanti, ma chi mi accompagnerà avrà l'arduo compito di riportare il conduttore ad una, non una forma fisica, una forma mentale sul ciclismo, che devo dire ho abbastanza perduto, un po' perso i riferimenti, non sono proprio preparatissimo. Il vostro compito sarà quello di reistruirmi, come quando eravamo ad agosto, luglio, settembre, che ero davvero sintonizzato su tutti gli argomenti. E allora, la puntata di Natale, ovviamente, e grazie soprattutto all'ideatore della trasmissione, che ritrovo con piacere, elegantissimo, come forse nelle puntate d'esordio e in quelle finali, nella puntata di Natale. Buone feste a Luciano Rabottini. Ciao Luciano. Buonasera a te Jacopo e buonasera a tutti, soprattutto perché questa era una puntata che ci tenevamo tutti, sia io, te, ma soprattutto la proprietà di TV6, per tenere in caldo questo pubblico che durante la stagione 2021 ci hanno seguito veramente in tanti, ma soprattutto perché hanno seguito il ciclismo. È stata una stagione importantissima, una stagione di rilancio al nostro movimento, quindi lo analizzeremo durante questa puntata. Ti è mancato un po' lo studio? La poltrona, le luci? Ci siamo rilassati un po', perché effettivamente seguire una stagione settimana per settimana tutti gli eventi di questo movimento è sempre molto complicato e ci tengono sempre un po' così in alta tensione. Sono tornato volentieri, perché tu sai che quando vengo qui trovo una famiglia, trovo degli amici molto interessanti, quindi ci vengo veramente volentieri. E approfittiamo di questa puntata di rincontrare il nostro pubblico, che rincontreremo sicuramente nella stagione prossima. È più una scusa nostra per non, cioè, per ritrovarsi, per fare due chiacchiere, poi che ci siano le telecamere, insomma, è una cosa abbastanza secondaria, anzi speriamo che sia di vostro gradimento, però spesso è più un'esigenza nostra di stare un po' insieme. Così come ritrovo con piacere Stefano Giuliani. Ciao Stefano. Ciao, ben ritrovato a tutti. Le feste come stanno andando? Siamo ancora in pre, però insomma, la forma fisica come va? Il relax, come sei? Come dicevi tu, fase di rilascio? Quello mai, mai a passare la guardia. Però diciamo che si mangia un pochettino di più, qualche stravizio c'è. Eh sì, noi abbiamo fatto anche prima, sfogliatelle. È normale. Però il premio eleganza della serata, mi perdonerete, perché è il più elegante di tutti. Riccardo Magrini, ciao Riccardo! Buonasera, d'altronde siamo alla vigilia, io sono già pronto, vedi, c'è la candela dietro alle mie spalle, pronta per il cenone di domani sera, siamo sotto le feste, quindi è normale che mi dovevo mettere in una posizione di festa, e quindi mi sono messo anche una cravatta rossa in,
in augurio, per l'augurio di buone feste, di buon Natale. Sono molto contento di essere qui con voi, perché se per Luciano è una famiglia, anche per me sta diventando, è sempre di più una famiglia, perché comunque ritrovare gli amici e i colleghi, soprattutto anche quelli che insomma hanno accompagnato la mia carriera agonistica, fa sempre piacere. Quindi buonasera e buon Natale a tutti quelle persone che sono all'ascolto, e vedete alle mie spalle anch'io ho l'alberino di Natale, perché insomma mi sembra... No, quello è un alberone, solo che in prospettiva sembra un alberino, però mi sembra che sia persino più grande del nostro. Solo il mio ce l'ho dietro le spalle, quasi lo posso toccare, il tuo è un po' distante. No, ho fatto l'inquadratura apposta perché non volevo essere da meno, e quindi certo. Insomma, siamo nelle festività, nella festa più bella dell'anno, quella dove riunisce la famiglia, e quindi questa trasmissione secondo me è proprio messa precisa per riunire la nostra grande famiglia del ciclismo. Assolutamente, veramente mi siete mancati tantissimo. Noi ci fermiamo per la pubblicità come di consueto, l'anteprima finisce qua. Non cambiate canale, tra pochissimo inizia la puntata di Natale di Velo 2021, a tra poco. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero.
Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Puntata di Natale di Velo 2021, nell'anteprima insomma abbiamo presentato gli ospiti, altri si aggiungeranno in corso d'opera in questa serata in cui staremo insieme, faremo più o meno il punto di quello che è accaduto in un anno che ci ha restituito anche grandi vittorie, ovviamente il quartetto su pista, la Roubaix di Colbrelli, con uno sguardo a quello che sarà la stagione 2022 che vedrà ovviamente l'Abruzzo protagonista del Giro d'Italia che parte dall'Ungheria e finisce a Verona. La domanda, ci sono con me ovviamente Luciano Rabottini, Stefano Giuliani e Riccardo Magrini in collegamento, e intanto do la buona serata visto che abbiamo parlato di grandi appuntamenti che riguarderanno l'Abruzzo, all'assessore regionale allo sport Guido Quintino Liris. Buonasera assessore. Buonasera a voi. Ben ritrovato. Noi parleremo ovviamente di quello che accadrà, però stavo per fare una domanda, non me ne voglio, stavo per girarla agli ospiti, visto che siamo insomma in tema natalizio, stavo per chiedere a loro che sono ex ciclisti qual è il dolce che li sta appassionando di più in questa sfogliatelle, panettone, pandoro. Adesso un po' di tutto. Di tutto? Ci sono le feste, è meglio esagerare. È meglio esagerare. Si dovrà tornare a pedalare, quindi. Esatto, quindi non so se la domanda, assessore, sia esportabile anche a lei, se ci vuole dare una sua personale classifica sui dolci di Natale che sta... Che preferisce in attesa di un 2022 su due ruote? Sono tutti quanti lesivi in questo momento perché stanno peggiorando una situazione già compromessa dalla politica, diciamo, dalle tensioni della politica. Ecco. Però diciamo che c'è inizio del nuovo anno e primavera del nuovo anno che saranno adatti con ogni probabilità a ritrovare la forma fisica. Tante buone intenzioni, come sempre, tante buone intenzioni. Poi tra le intenzioni, tra il dire e il fare, esatto. C'è di mezzo la pigrizia. Spesso, sì, e io sì. Parlo a ragion veduta. Prima di andare dall'assessore, Luciano, facciamo un po' il punto di quella che è stata la stagione, ma soprattutto di quella che sarà, perché poi con l'assessore faremo poi il bilancio di come è andato il 2021 su due ruote per l'Abruzzo e di come si immagina l'anno che verrà. Beh, sicuramente è stata una stagione eccezionale per quanto riguarda i risultati del nostro movimento, perché venivamo anche da una stagione 2020 che era stata avara di risultati, sì. Ma soprattutto anche di grosse problematiche. Invece quest'anno siamo ripartiti fino al Giro d'Italia, non siamo andati benissimo, ma poi con le Olimpiadi fino a fine stagione veramente abbiamo dominato anche a livello internazionale, soprattutto la grande spinta anche emotiva dell'oro olimpico del quartetto ha fatto sì che questa grandissima prestazione degli atleti Lamont, Consonni, Milan e Ganna regalandoci questa grandissima emozione non solo nel mondo del ciclismo ma nel mondo sportivo in generale, perché questa è stata una prestazione che ha emozionato lo sport italiano
E da qui poi veramente sono arrivati anche dei successi di prestigio, come il ritorno alla Roubaix di Colbrelli, sì, il Colbrelli campione europeo, e addirittura aveva vinto anche il campionato italiano, una stagione particolarmente positiva per questo atleta, che ha ridato un po' di vigore a tutto il movimento ciclistico italiano. Poi ai mondiali abbiamo rivinto anche la maglia iridata con un corridore under 23, quindi di una categoria dove veramente stiamo investendo, perché poi il futuro di questo movimento soprattutto arriva dalla base, dalle categorie minori. Quindi ritengo che effettivamente quest'anno ci siamo divertiti con il ciclismo, ci siamo divertiti con le grandissime manifestazioni delle corse a tappe, Giro, Tour e Vuelta, il Giro vinto da Bernal, del Tour vinto da Pogacar, la Vuelta vinta da Roglic, manifestazioni che ci hanno emozionato tappa per tappa. Il prossimo futuro noi ci auguriamo soprattutto di ripetere questa stagione che è stata veramente ricca di successi, e soprattutto noi ci si avvicina anche a degli eventi che si svolgeranno nella nostra regione, che stiamo seguendo con molta attenzione, e qui appunto abbiamo anche l'assessore regionale che ha investito molto su questo evento, sulle tappe del Giro d'Italia, quindi il nostro movimento e la nostra regione, gli sportivi di questo sport potranno vedere manifestazioni di grande vertice. Oh, vado proprio dall'assessore Liris, perché assessore, ci troviamo a cavallo tra due anni che a livello di Tirreno Adriatico, di Giro d'Italia 2021, a livello di Giro anno dopo, restituiscono diciamo all'Italia, ma anche ad una visibilità mondiale, una regione che può vantare e soprattutto eventi sfruttando anche il mare, la montagna, come in pochi sanno offrire. Anche il prossimo anno ci sarà la Isernia Blockhouse, la ripartenza da Pescara, montagna, poi giorno dopo mare, anzi dopo due giorni mare, il giorno di riposo, perché insomma poi la nostra regione è bella anche viverla senza pedalare. Che anni sono questi? Peraltro io ho detto in un momento in cui siamo a metà del tunnel, quasi verso l'uscita, ecco. Sì, hai fatto una sintesi perfetta, perché di fatto hai disegnato la cornice all'interno della quale ci siamo mossi negli ultimi due anni, una cornice difficile per quanto riguarda l'organizzazione, in particolar modo dei grandi eventi, il ciclismo certamente non fa eccezione, e devo fare un plauso alla regione, anche al mio assessorato, alle persone che collaborano con me, non lo faccio mai, ma è importante farlo, perché questi due anni, quest'ultimo anno e mezzo, ma in particolar modo l'ultimo anno per quanto riguarda il ciclismo, è stato un anno importante perché ci ha accreditato in termini di affidabilità nel panorama nazionale e non soltanto nazionale, perché quando tutte le altre regioni, anche legittimamente, vista la difficoltà organizzativa legate alle misure contenitive per quanto riguarda il Covid, stavano facendo dei passi indietro, hanno rinunciato a organizzare gli eventi che sono difficili da organizzare perché le misure contenitive sono difficili da organizzare, e le stesse sono anche costosissime, con una percentuale di popolazione nettamente ridotta. Noi in quel momento, quando tutti hanno fatto un passo indietro, ne abbiamo fatti più di uno in avanti, e siamo risultati essere credibili nei confronti degli organizzatori, RCS, in primis tutta la macchina attorno al Giro d'Italia, perché stiamo parlando del Giro d'Italia, ma potremmo parlare anche di tanti altri eventi, grandi eventi. E se ad oggi possiamo godere di questa fiducia è perché abbiamo dimostrato di essere affidabili nei momenti di difficoltà. Per essere semplicistici, se l'Abruzzo è stato credibile, affidabile, ha mantenuto la parola, gli impegni,
la capacità organizzativa in momenti in cui era difficile farlo, figuriamoci quando saremo tutti fuori dal tunnel e quando le possibilità saranno diciamo performanti per tutti. L'anno scorso l'abbiamo vissuto con tre tappe abruzzesi, di cui una tutta abruzzese, quell'arrivo stupendo a Campo Felice sullo Sterrato che rimarrà nella storia, è stata ricordata come una delle tappe, anzi la tappa più bella, più importante del Giro d'Italia. Non vi dico le difficoltà, ma anche l'investimento da parte della regione e la soddisfazione per me che ero lì, sembrava di vivere in un'altra epoca, in un altro mondo, con il fascino di tutta una nazione, non soltanto rivolta sull'Abruzzo e su una stazione sciistica che pagava il fatto di essere state chiuse in un anno in cui c'era ancora tanta neve quando è arrivato il Giro d'Italia. Dopo un Giro d'Italia, quello dell'anno passato, rivolto per di più alle aree interne, diciamo così, con tre tappe che hanno visto protagonisti i parchi, le nostre montagne dell'Abruzzo interno, era importante dare una risposta anche alla parte costiera, con in particolar modo la ripartenza da Pescara. Pescara lo rivendicava con forza. Sono assessore regionale e chiaramente ascolto tutte le richieste, tutte le sollecitazioni di tutta la regione, ma era importante una bella partenza da Piazza Salotto, che mancava da tempo immemore nella nostra regione, così come farà selezione l'arrivo sul Blockhaus. Certo. Stiamo, secondo me, ecco, facendo qualcosa di importante. Per gli appassionati di ciclismo ci saranno delle sorprese per quanto riguarda l'anno prossimo sull'Abruzzo interno. Il Giro d'Italia, diciamo, è più rivolto nell'ambito costiero, e quel giorno di riposo tutto abruzzese sarà un'occasione per i beniamini, per gli innamorati di questo sport, di anche convivere, di vedere da vicino i propri campioni. Io sono soddisfatto perché da subito come Regione Abruzzo e come ambito sport abbiamo creduto nei grandi eventi. Certamente il tessuto del mondo dei dilettanti lo stiamo sostenendo con forza a dispetto di tutte le difficoltà. Non nascondo che mi aiuta a essere anche assessore al bilancio, perché diciamo, ecco, il quantitativo e le esigenze, una volta ravvisate come assessore allo sport, le rappresento all'assessore al bilancio, che sono sempre me stesso, e quindi magari le esposto nel quantitativo giusto. Ma credo che mediante lo sport stiamo portando l'Abruzzo altissimo per quanto riguarda l'esportazione del brand al di fuori dei confini regionali, nazionali e non solo, e stiamo portando a delle ricadute economico-sociali sui territori molto impattanti, in senso positivo, ricadute che saranno sempre più grandi man mano che come regione, ma come nazione, ma come mondo, anche e soprattutto per me che ci credo da morire come medico nella copertura vaccinale, saremo capaci di uscire da quel tunnel di cui tu parlavi prima, che non è soltanto un tunnel sanitario, ma è stato un tunnel di deficit psicologico, di deficit sociale, di deficit economico finanziario sui territori, un lockdown di fatto per tutta una serie di attività che hanno visto venire meno il PIL della nostra regione e la vita. Ecco perché c'è una gran voglia di tornare a vivere, a fare vita, e fare vita, certo, significa innanzitutto fare sport. Quindi c'è una grande voglia di tornare a seguire mediante lo sport gli accadimenti più importanti della nostra regione. Oggi la nostra regione non ha più paura di essere un po' il palcoscenico dei grandi eventi su tutti gli ambiti sportivi, tutti, poi magari ne potremo anche parlare, quindi il ciclismo certamente non fa eccezione e non farà eccezione. Certo.
Assessore, poi le giro le domande, poi le faccio fare una domanda da Luciano, anche da Riccardo, da Stefano. Riccardo che peraltro è appassionatissimo, ovviamente un ex ciclista, ma appassionatissimo delle nostre montagne, appassionatissimo di sci, racconterà il Giro d'Italia sui nostri pendii, chi ci sta meglio di lui. Però rapidissimamente una curiosità da parte mia, perché lei giustamente ha parlato di affidabilità da parte della nostra regione, del nostro popolo, e ha perfettamente ragione. Dall'altra parte, non so se è d'accordo, mi sembra che a livello proprio di eventi, quando si parla di ciclismo, anche da parte dei cittadini abruzzesi, ci sia una specie di consenso unanime, nel senso che anche la politica fa meno fatica a mettere d'accordo, perché poi... Quando si parla di Giro Tirreno, quando si parla di sport su due ruote, di ciclismo, si trova entusiasmo quasi nella totalità della popolazione, vero o no? Sì, a parte hai detto anche della Tirreno Adriatica, già ormai siamo pronti per il prossimo appuntamento, già sono venuti da me e abbiamo trovato gli equilibri, le risorse, tutti gli impegni che poi ecco si aspettano da me come Regione Abruzzo, non da me, cioè, evidentemente da me istituzione, ma in particolar modo il Giro d'Italia, quando si scende in campo e si pone, quando pongo all'attenzione l'esigenza politica e non solo politica, politico-amministrativa, di mettere risorse e quindi di investire nell'ambito in particolar modo del Giro d'Italia, è come se stessimo parlando del Festival di Sanremo, cioè non può dir di no nessuno, e guai a chi lo tocca, anche i non appassionati come i presenti in studio delle due ruote non possono azzardarsi a mettere alcunché in alcun modo in discussione il protagonismo e l'importanza della festa rosa nazionale, certo. Quindi è un hai ragione se vuoi dire che magari un consenso, ecco, non trovo ostacoli, ecco, politici. Certamente immagina pure, questo va detto, che nei momenti di difficoltà economico-finanziaria, quindi di tutto un mondo, in particolar modo il mondo delle imprese, il mondo delle piccole imprese, piccole e medie imprese, delle piccole di famiglie in difficoltà, magari ecco può non essere visto benissimo l'investimento anche troppo importante nel mondo dello sport, cioè va fatto capire certo. Noi siamo passati attraverso delle situazioni difficili, perché poi come istituzioni abbiamo l'onere e l'onore di ascoltare e spesso di essere confidenti di situazioni anche drammatiche proprio nel mondo dello sport. Qua ci sono attività che hanno chiuso e che probabilmente non avranno la forza di riprendere, ecco perché magari quando vedono l'investimento sul Napoli Calcio, l'investimento importante sul Giro d'Italia, e magari c'è il mondo dei dilettanti che si aspetterebbe qualcosina certo. Di aiuto, perché ecco la riflessione è che con molto 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 meno, con molti zero in meno, magari la loro vita potrebbe continuare con maggior facilità, o magari un'attività avrebbe una chance in più di rimanere aperta. Ecco, quindi bisogna barcamenarsi e capire bene le esigenze. Luciano. Sì, assessore, io volevo farvi i complimenti sia a lei che alla sua giunta, perché settimane passate ho letto che la regione si sarebbe preso l'onore e l'onere di ristrutturare la statua di Vito Taccone. Io ritengo che Vito Taccone sia stato uno dei figli migliori di questa regione, sportiva e non. L'iniziativa sta andando avanti, e come procede appunto, e come mai questa iniziativa così nobile da parte vostra? Ma io, come tutti i cittadini, o meglio come quasi tutti i cittadini, ma sicuramente come tutti coloro che hanno l'onere e l'onore di guidare le istituzioni, la mattina appena sveglio leggo la rassegna stampa, e quando ho visto sulla pagina della provincia dell'Aquila, in particolar modo della provincia
della città d'Avezzano, questa raccolta di fondi, di firme per la statua di Vito Caccone. Quando ho sentito che questo tipo di situazione, di emergenza, stava prendendo piede, stava avendo un eco importante e magari familiari, appassionati, associazioni che si erano costituite, cioè, aspettavano una risposta dalle istituzioni. Mi è venuto naturale il giorno dopo fare un comunicato e dire se ne occupa la regione. Io ho conosciuto il campione, il camoscio d'Abruzzo l'ho conosciuto di persona, è stato dentro la mia macchina, allora ero giovanissimo e avevo una Marbella a gas abbozzata di lato e lui stava facendo un'esperienza anche in politica. Mi dissero vai alla Fontana Luminosa, ti aspetta una, stavamo all'Aquila, doveva firmare la candidatura. Io non sapevo chi mi aspettasse, è entrato dentro la mia macchina il campione Taccone. Leggere ad anni di distanza che di difficoltà su cifre assolutamente abbordabilissime per ricordare un campione di questo tipo da parte delle istituzioni, ecco, non ho riflettuto neanche un secondo per fare il comunicato e dire alt, ci pensa la regione, preoccupiamoci, ecco, come comune di Avezzano, di trovare una location appropriata e poi anche di tutelarne la custodia, perché già c'era stata una statua che poi è stata rimossa, ci sono stati dei problemi nella gestione. Quindi ecco, certo. Mi hanno chiesto l'associazione, il comitato che si è costituito, mi ha chiesto rassicurazioni proprio nella giornata di ieri e ho confermato l'impegno. Riccardo, vengo da te perché insomma te il Giro d'Italia hai la fortuna di raccontarcelo e so quanto, non solo le montagne del Nord, ma anche le montagne nostre, quelle abruzzesi, sei particolarmente legato. Prima ho visto che vedevi le immagini col drone di Rocca di Cambio e ti veniva un po' di nostalgia. Adesso è proprio il momento di sci. Ecco, non so se hai una considerazione da fare con l'assessore, poi lo liberiamo ovviamente ringraziandolo per la disponibilità. Ma due cose che mi preme dire all'assessore, che ovviamente ha sicuramente pressioni quando uno fa un'istituzione fa degli investimenti, a volte possono anche sembrare investimenti, siccome sono molto costosi, onerosi per una regione, possono sembrare magari soldi buttati via. Non sono soldi buttati via. Questo ci tengo a dirlo, perché le immagini di Campo Felice, e glielo dico con forza, perché proprio l'altro giorno, io, visto che Jacopo dice che è il tempo dello sci, in effetti io vado a sciare. Tra altre cose mi sono sentito anche in questi giorni con Andrea Mammarella, che è stato un po' diciamo un promotore di questo arrivo. Ero alla Betone e alla Betone dicevano però lì a Campo Felice hanno fatto un arrivo, si potrebbe fare un arrivo anche, proviamo a sentire se ci fanno fare un arrivo sul Monte Gomito, che è una roba tipo Campo Felice, insomma, la Betone. Quindi vuol dire, che cosa vuol dire questo? Che è stato un esperimento ben riuscito e è andato in giro per il mondo, perché io che faccio parte di Discovery Channel, insomma Discovery è un grande network a livello mondiale, e andiamo in tutto il mondo con queste immagini. Quindi se uno fa un discorso promozionale, pubblicitario, qualsiasi pubblicità costa. Ecco, questa è una cosa, è una pubblicità trasversale, ma molto ficcante, molto pressante, perché non è una pubblicità, fondamentalmente. Cioè la gente la guarda e se lo ricorda. Quindi le immagini dell'Abruzzo, le immagini che ci saranno anche l'anno prossimo su Blockhouse, è chiaro che la montagna ha quel fascino in più. Però le immagini che vengono fatte anche alla Tirreno Adriatico, delle vostre bellissime colline, del litorale, del mare, sono immagini che
porta poi un messaggio alla gente a venire nella vostra regione, quindi è un messaggio positivo. Questo ci tengo a dirlo, perché molte volte, sai, cioè noi siamo una rete che è chiaro che l'italiano, cioè noi non andando in chiaro, c'è Rai chiaramente che la fa da padrone, ma molte volte ci si dimentica che con Eurosport andiamo nel mondo, e questo è una cosa molto importante. Carlo, ti posso fare una domanda? Ti piace questa tappa abruzzese, la Isernia Blockhouse? L'assessore è stato bravo, e gli organizzatori Mi piace, sì, perché poi comunque in ogni caso questa è una tappa di quelle che fa male, lo sai, poi Blockhouse ci siamo già arrivati anche noi, perché insomma è una salita impegnativa, ma poi come vediamo anche da queste immagini, come si dice noi in gergo, non c'è un metro di pianura, e di conseguenza sicuramente una tappa che porterà anche degli scossoni alla classifica, e lo vincerà di sicuro un corridore di qualità, come del resto l'arrivo di Campo Felice è stato un arrivo fantastico, insomma, con Bernal che poi ha vinto il Giro d'Italia, con Ciccone che vabbè, lasciamolo da parte, Ciccone non lo pressiamo ora, già da ora, esatto. No, lo pressiamo, non gli facciamo ancora dal 2021 no, non gli facciamo sentire la pressione, però Giulio, io ci ho parlato quest'inverno, l'ho trovato nelle varie manifestazioni che si svolgono in questo periodo, e l'ho visto abbastanza convinto, quindi insomma, sa benissimo che lui ha delle, diciamo, degli obblighi anche nei confronti non solo della squadra, ma anche verso i suoi conterranei, e quella tappa lì l'ha messa nel mirino, quindi bellissima tappa, e sono convinto che sarà un bello spettacolo. Intanto tra poco gli chiediamo se gli piace, visto che eravamo in tema la tappa del Blockhouse, gli diamo solo un attimo di tempo per aggiustare l'inquadratura, perché lo vediamo storto, il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni, che saluto e che ringrazio. Lo vedo adesso in orizzontale, però Presidente, si attiva la rotazione del suo smartphone e poi mette il device in orizzontale. Eccolo qua, ecco, buonasera, benvenuto. Un attimo. Sì, la sentiamo. Eccomi. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, visto che noi siamo qui in studio, ma in stanza c'è, vabbè, Riccardo lo conosce molto molto bene, c'è l'assessore dello sport della Regione Abruzzo, Guido Liris, che insomma è uno, attraverso la regione, è uno dei protagonisti delle due tappe abruzzesi. Stavamo parlando della Isernia Blockhouse. Allora, visto che c'è il presidente federale, gli chiediamo che cosa ne pensa sia dell'arrivo di Rocca di Cambio nel 2021, che ci stiamo per lasciare alle spalle, sia di quello che sarà il 2022. Quale migliore occasione per chiedere l'opinione? Beh, innanzitutto buonasera a tutti, ciao Riccardo, buonasera assessore. Ma cosa dire, io ho sentito l'ultima parte dell'intervento di Riccardo, e sicuramente per noi italiani credo sarà una bella opportunità per Giulio, perché Giulio Ciccone ha avuto modo di stare con lui alle Olimpiadi, di conoscerlo, è un ragazzo che è molto motivato e ha tanta voglia di riscatto, per cui io credo che il 2022 possa essere davvero un anno importante. E questa tappa per lui, una tappa, come si diceva prima, che dove gioca in casa e qualche cosa ai suoi tifosi deve regalare. Sicuramente grande spettacolo, poi si sa che nelle corse si vince uno solo, per cui la vittoria non è scontata, però sicuramente è una tappa che darà grande, grande spettacolo. Presidente, rimanga lì, io ne approfitto per salutare l'assessore regionale allo sport Guido Quintino Liris. Grazie assessore per essere stato in nostra compagnia, ovviamente l'augurio è di buone feste, ci vediamo magari nel 2022 quando ve lo ripartirà con la nuova stagione. Grazie. Grazie a voi, buona serata e buon proseguimento, viva lo sport. Grazie, grazie all'assessore allo sport della Regione Abruzzo Liris. Noi ci fermiamo per la pubblicità, perché poi voglio sentire Stefano, che non ho sentito. E ultimamente, quando vieni da noi, sei molto silenzioso, che è una novità. Ma avete censurato. Adesso non ti censuriamo più. Al rientro dalla pubblicità, ci vediamo tra poco.
25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Sapete cosa caratterizza la CAMS Stampi? L'alta professionalità, la ricerca dell'eccellenza e il personale altamente qualificato. I nostri partner, conosciuti in tutto il mondo, che ci affidano i loro lavori. Il nostro team è sempre pronto a dare il meglio. CAMS. Progettiamo e realizziamo per i leader di settore. Di nuovo insieme, seconda parte di questo appuntamento speciale natalizio di Velo 2021, un'appendice consueta a cui oramai vi abbiamo abituato. Abbiamo in collegamento il presidente federale Cordiano Dagnoni, tra poco torno da lui, però visto che non voglio farmi tacciare di essere il censore di Stefano Giuliani, Dio me ne scampi e liberi, Stefano, ti chiedo, abbiamo visto, abbiamo parlato un po' delle tappe, abbiamo parlato un po' della possibilità che ci danno i grandi eventi,
di essere un po' sotto l'occhio del mondo, anche essere giudicati a volte, nel bene e nel male. Che te ne pare di quello che andremo a vivere? Che ci siamo scordati il trofeo Matteotti. Bravo, io lì ti volevo. Io lì ti volevo. Perché ci vogliono tanti sacrifici e impegno. E con la pandemia è stato veramente, veramente difficile. Sicuramente il Giro d'Italia a noi ci ha dato tanto, a me personalmente, quindi è una grande promozione per l'Abruzzo. Ma come si diceva prima, non dimentichiamo la base, perché fra un po' di anni sarà dura poi trovare i Ciccone oppure i Taccone, Masciarelli e quello che c'è stato in Abruzzo. Quindi io sono uno degli ultimi baluardi, penso. Spero che avrò ancora questa energia, perché il Giro d'Italia è importantissimo, il ciclismo è importantissimo, l'Abruzzo è importantissimo, e forse io devo tornare ad essere un po' più grintoso, perché per fare queste manifestazioni non bisogna abbandonare la base se vogliamo trovare altri personaggi come noi che hanno supportato l'Abruzzo. Assolutamente. Quest'anno è stato complicato il trofeo Matteotti, vero? No, non è che è stato complicato. È un evento, con tutto il rispetto per la Tirreno Adriatico, ripeto, noi abbiamo corso Giro d'Italia, Tirreno Adriatico, ho avuto il piacere di vincere delle tappe, quindi mi ha formato sia come atleta sia come persona. Oggi, con questi grandi eventi viene sempre più a mancare che magari un evento come il Matteotti possa essere da meno, ma addirittura c'è anche il presidente Dagnoni, è magro, sta succedendo qualcosa che secondo me stiamo arrivando a un ciclismo d'eccellenza. Fra un anno spariranno anche tante squadre continental come quella che rappresento io, perché se non hai grandi budget qui o fai il grande evento pazzesco o non si fa più niente. Non è una polemica, è una constatazione, perché io già sto guardando in prospettiva il 2022 e penso che tante continental non avranno spazio nelle gare importanti, dove sono invitati quando mancano le World Tour e le Professional, però io dico che dietro, e lo rappresento fortemente, c'è un grande lavoro come una World Tour. Certo. Le proporzioni sono diverse, quindi ce ne fossero di altri come me, ecco, e cerco di difendere e di, come si dice, di fare uno spot a me stesso, al Matteotti, alla Continental, ai bambini, al bike park, come ho sempre fatto. Presidente, è d'accordo con la constatazione di Stefano? Insomma, diciamo, lui, io la metto su una metafora molto molto banale e calcistica. Si va verso la Champions League e poi la Lega Pro del ciclismo. Purtroppo, come ha detto lui, è una constatazione. Noi stiamo lavorando molto alla base, perché quello che diceva, anzi colgo l'occasione per salutarla, che non ho salutato prima, Stefano, ciao. Perché noi stiamo lavorando molto alla base, perché sappiamo che un'emorragia grande c'è dal passaggio dagli allievi agli juniores, dove fanno fatica a trovare le società. Adesso sta andando anche sugli allievi un po' questo fenomeno, per cui noi dobbiamo partire dalla base, perché se riusciamo a tenere sempre più ragazzini appassionati al nostro sport, significa che poi li abbiamo anche nelle categorie superiori, di conseguenza quando li abbiamo potremmo trovare anche modo di avere più squadre, magari meno strutturate, meno di alto livello, ma che fanno correre più ragazzi, perché adesso purtroppo la tendenza è quella: o fai la squadra top, che poi tra l'altro fa terra bruciata intorno, per cui non dà modo alle altre squadre di esistere, per cui le squadre top prendono i ragazzi più forti e di conseguenza le altre squadre, come tutti noi sappiamo che siamo nati al ciclismo, insomma non è bello andare alle gare e a metà gara mettere la bicicletta sulla miraglia, per cui tutti vorrebbero i corridori che perlomeno arrivassero all'arrivo giocandosi magari un piazzamento. Per cui è un fenomeno che esiste, siamo consapevoli, ci stiamo lavorando con la nostra struttura tecnica. Sapete tutti che io ho voluto fortemente Luciano Fusappoli nella struttura tecnica, perché è un ragazzo che loro, appunto, sia Magro che Giuliani conoscono, è stato un atleta professionista, ma soprattutto è stato anche un manager nelle aziende,
E io è proprio quello che vorrei fare, cioè combinare le esperienze sia ciclistiche, sportive che aziendali per mettere in campo tutti gli strumenti necessari per trovare soluzioni, soluzioni innovative, soluzioni che possano portare alla soluzione appunto di questo fenomeno. Speriamo, ci stiamo lavorando seriamente, ci crediamo e l'obiettivo è a 3 anni almeno per arrivare a fine mandato e vedere qualche risultato. Luciano, per il Presidente. Sì. Buonasera Presidente, innanzitutto ti ringraziamo perché ogni qualvolta ti disturbiamo sei sempre disponibile ad essere presente in questo progetto televisivo. Ti volevo fare un paio di domande. La prima, l'analisi alla stagione 2021, che mi sembra veramente un'analisi super positiva, una stagione che obiettivamente, come avevamo detto anche prima, non ce l'aspettavamo un movimento così effervescente. Quindi un'analisi da parte sia tua ma in generale di tutta la federazione e poi soprattutto come siete arrivati alla scelta di Daniele Bennati alla guida della struttura tecnica federale come commissario tecnico. Sì, ciao Luciano, ecco è l'ultimo che mi ero dimenticato di salutare, che sei... Però ecco, no, beh, l'analisi dell'annata diciamo che è facile perché i risultati parlano da sé. Abbiamo avuto soddisfazioni, oltre che vittorie, ma emozioni da tutti i settori, perché soprattutto ovviamente c'è il quartetto olimpico, però anche su strada con Barancini, la Balsamo, abbiamo avuto grandi risultati. Ganna si è riconfermato nella cronometro, ma poi abbiamo avuto anche soddisfazioni in settori che non ce l'aspettavamo. Abbiamo vinto il primo campionato del mondo nella BMX con Radaelli Juniores, è un grande segnale perché questa è una disciplina olimpica. Io l'ho sempre sostenuta come attività promozionale perché i ragazzini si divertono a fare i salti, le curve, a buttarsi dalla rampa vestiti come dei motocrossisti, per cui io credo molto in questa specialità soprattutto nelle categorie giovanili. Avere un campione del mondo credo sia un buon auspicio anche per il futuro. Anche nel Paralimpico ci siamo confermati, abbiamo avuto successi olimpici, mondiali numerosi. E abbiamo avuto un po' dappertutto, abbiamo messo qualcosa di nuovo nel ciclocross, abbiamo già visto i risultati con Daniele Pontoni e per arrivare poi alla domanda successiva che era quella comunque dei tecnici, abbiamo rivisitato un po' tutta la struttura dei tecnici perché crediamo insomma che un po' di rinnovamento con qualche nuovo stimolo faccia bene. E Daniele Bennati rappresenta un po' quello che oserei dire dovrebbe essere un CT, io definisco 2.0, cioè un CT giovane, un po' un ballerini versione giorni nostri, perché ha smesso da poco l'attività agonistica, ha ottimi rapporti sia con gli atleti che con i direttori sportivi e i team manager, e si presenta bene, parla bene. E a sue spalle abbiamo messo comunque tecnici di esperienza come Mario Scirea, come Marco Velo, che lo supporteranno. Marco Velo poi avrà in particolare anche la responsabilità delle crono, però credo che ecco, la parola magica di tutta questa innovazione è squadra. Anche quando siamo presentati tutti mi chiedevano quando presenti il CT dei professionisti. Non abbiamo fatto questa presentazione, abbiamo fatto una presentazione della squadra completa. Anche i giornalisti stessi mi hanno detto siamo rimasti impressionati da quanti tecnici avete, quante discipline, erano 15, per cui vuol dire che c'è un movimento completo, non c'è, per cui è un lavoro di gruppo. Abbiamo visto anche adesso a Vermiglio che c'era Daniele Pontoni come CT del ciclocross, ma era spalleggiato da Celestino. Questo è successo al contrario in Val di Sole quest'estate, quando Celestino era il CT della mountain bike e c'era Pontoni che lo aiutava. Ecco, è proprio quello che io personalmente, ma poi condiviso con tutto il Consiglio, questa nuova visione di creare una squadra, una sinergia tra le varie discipline e i vari tecnici.
Riccardo, per il presidente. Io per il presidente devo fare complimenti inizialmente per questa grossa rivoluzione che sta facendo. Sai, il nostro mondo è un mondo che vorrebbe subito, come dico io, mangiare l'uovo in culo alla gallina, però bisogna farlo l'uovo prima di mangiarlo, quindi è da poco insediato, ha avuto grosse pressioni e grosse problematiche, quindi io gli faccio complimenti perché va avanti per la sua strada. E poi dopo, quando giustamente ha detto bene, 3 anni ci vogliono per fare un progetto, non puoi farlo in 4 e 4 8. Una cosa che mi preoccupa e che poi fino a un certo punto mi preoccupa, perché i risultati sono lì da vedere, perché la pista ci ha dato delle soddisfazioni quest'anno inimmaginabili, soprattutto alle Olimpiadi, insomma questo quartetto d'oro bellissimo. Ecco, la cosa che mi preoccupa è questo status che c'è nel velodromo di Montichiari e questo impasse che si è creato nel velodromo di Treviso, che doveva essere costruito, che ci sono già delle fondamenta, che sento dire, Cordiano, non è che io so qualcosa, se ci puoi dare delle delucidazioni in questo senso, perché c'è, almeno sentendo un po' in giro le anche la preoccupazione dei ragazzi, che poi voi vi arrangiate benissimo, perché li mettete o andate a Eglo, andate insomma a Grecken, insomma i ragazzi gli allenamenti, i programmi li fanno avanti lo stesso, però sarebbe bello che queste cose si facessero sulle nostre, insomma, dentro le nostre mura. Sì, hai toccato un tasto importante, anche perché, come hai detto giustamente, ci arrangiamo, ma ha tutto un costo, per cui le trasferte sono più costose, sono più impegnative in tutto, perché trasferire personale, mezzi all'estero ha sempre una complicazione maggiore. Montichiari, mi hanno assicurato i tecnici, io ero questa settimana ero nell'ufficio del sottosegretario Valentina Vezzali, ho incontrato gli ingegneri di Sport e Salute e mi hanno confermato che per marzo dovrebbero essere finiti i lavori, per cui noi confidiamo poi per la primavera di avere definitivamente Montichiari utilizzabile, non solo per gli allenamenti della nazionale, perché fortunatamente abbiamo potuto utilizzare in via eccezionale il velodromo anche quando era sotto sequestro, con l'autorizzazione appunto del prefetto, però sarà utilizzabile dagli amatori per allenarsi, ma sarà soprattutto, per quanto riguarda l'attività di base che dicevamo prima, anche per quella scuola di ciclismo che consentirà alle nuove leve di crescere bene in questa disciplina. Per cui diciamo che Montichiari c'è, è solo una questione di tempo, ma poi ritorna ad essere fruibile da tutti noi. Per quello che riguarda Spresiano, ci sono state delle polemiche inutili, polemiche di persone malinformate che sono animate così da questa voglia di fare rumore, ma noi da luglio con il nostro segretario generale Marcello Tolu, che opera su Roma, per cui è più presente negli uffici e nelle istituzioni, non abbiamo mai perso un minuto, abbiamo sempre lavorato appunto in sinergia con gli uffici competenti per fare in modo che possa riprendere prima possibile il cantiere e questi lavori. Purtroppo c'era una prospettiva che era quella di un commissario straordinario, che sarebbe stata molto più sbrigativa, più celere, ma non è consentita perché questa è prevista solo per grandi opere e il velodromo di Spresiano non rientra tra le grandi opere, per cui bisognerà ripartire con tutta la procedura di un nuovo bando e tutto quello che è la burocrazia che sta dietro queste opere. E non è una cosa velocissima, però confidiamo di portarla a termine, anche perché noi abbiamo, come hai detto giustamente, un estremo bisogno di un altro velodromo. Questo è un velodromo che è già costruito in parte, anche se appunto solo le fondamenta, però è quello più prossimo. Abbiamo visto che ci sono tante amministrazioni, tanti interessati a costruire velodromi.
È vero anche che tra il dire e il fare c'è di mezzo un mare, per cui poi bisogna trovare, tutti lo vogliono fare, e poi tutti mettono le aree a disposizione e poi manca solo poco, mancano solo i soldi, e poi la cosa più importante è che nessuno considera la gestione, perché poi la gestione di un impianto è la parte più critica. Pertanto noi siamo vicini, io faccio un sacco di incontri e spero che appunto qualcuna di queste amministrazioni poi sia determinata da portare a termine il progetto, perché abbiamo visto in Inghilterra, in ottica Londra 2012, hanno costruito 5 velodromi e sappiamo tutti quali sono stati i risultati da questi velodromi. Sono usciti i vari Cavendish, Wiggins, Geraint Thomas, tutti atleti che dal velodromo poi sono arrivati a vincere Tour de France, campionati del mondo e classiche. Per cui questa, l'impiantistica è fondamentale, l'impiantistica per noi è un obiettivo importante, speriamo di portare a termine prima possibile almeno quello che c'è in corso. Presidente, la lasciamo, grazie innanzitutto per il tempo che ci ha dedicato, le facciamo fare l'augurio al mondo del ciclismo da parte del Presidente federale. Qual è il suo augurio? Ma guardate, io mi accontento di avere un 2022 uguale al 2021, perché direi che quest'anno noi abbiamo fatto un record straordinario di medaglie, è un 50% in più delle medaglie di quelle del record precedente, per cui un qualcosa di straordinario. Ne mancavano solo 3 arrivare a 100, siamo arrivati a 97 medaglie, per cui io... Ecco, non mi accontento, non vorrei niente di più, mi accontento che il ciclismo italiano possa rivivere le glorie di questo straordinario 2021. Comunque davvero auguri a tutti gli appassionati che seguono il ciclismo, a tutti i praticanti, a tutti coloro che si adoperano, a tutti i volontari, alle società che sono sempre per noi. Io dico sempre che i corridori sono come i treni che passano, ma le società sono le stazioni che restano sempre, per cui per noi sono fondamentali. E comunque davvero auguri di ogni bene a tutti voi. Grazie Presidente, auguri a lei e buon lavoro. Grazie, grazie. Buon Natale, buon anno, insomma buone feste. Grazie, grazie. Ciao al Presidente federale. Ciao. Cordiano Dagnoni, buon lavoro per un 2022. Noi siamo anche un po' più, diciamo, noi vorremmo anche qualcosa in più, però ammetto che siamo anche un po' più pretenziosi, non si può avere tutto. Dai, più di quest'anno, dai. Vabbè, ma è accontentarsi, anche perché adesso arriva la parte un po' più, diciamo, meno istituzionale. Allora, vi faccio vedere una cosa, perché prima abbiamo parlato della tappa Pescara-Jesi. Ora... c'è stato l'ultimo arrivo a Pescara, datato 2013, vinse Adam Hansen sotto la pioggia e poi con Bradley Wiggins che non riusciva a scendere da San Silvestro. È stato un disastro, non sapeva fare la discesa di San Silvestro bagnato. Cascava. Cascava, sì. Era un continuo, era sempre a terra, a proposito di chi, insomma. Però il 28 maggio del 1982... Qui erano tutti presenti, tranne il sottoscritto, io non c'ero ancora. Ci fu un arrivo a Pescara, che ovviamente Luciano mi ha detto andiamo a ritrovare l'arrivo dell'82. Perché ve lo faccio vedere? Vinse Silvano Contini, senza che fai 5 con le mani. Allora, vediamo un po', perché vinse Contini davanti a Belda e Groppo, primo, secondo e terzo, eccole qua. Le immagini, perché Riccardo fa 5 con la mano, anche se insomma non è che ci sia da andarne fierissimi di un quinto posto, ecco l'arrivo, Pescara, davvero guardate che pubblico. Ora attenzione, abbiamo fatto la, attenzione, quarto, Masciarelli. Sì, ma guarda la moto. Sì, ma che, no, te lo attenzione, dico. Attenzione, no. Perché arriva in solitario il quinto posto. Sì. Perché sì, ma guarda la, no, la moto. Sesto Moser, settimo Rabotini che era davanti e poi si è fatto passare proprio sulla linea. Io, Riccardo, ho tirato fuori queste immagini perché
volevo far vedere che tipo di risposta c'era, ma soprattutto c'è anche adesso al ciclismo. Me lo ricordo come se fosse ieri quell'arrivo, perché a prescindere se arrivava a Pescara, ok, però guarda che pubblico che c'era in questa occasione. Io penso che nell'ultimo chilometro di questa tappa ci saranno stati 10.000 persone, veramente un pubblico caldissimo. Ma noi in quegli anni lì veramente si faceva il giro e questo pubblico ce l'avevamo tutti i giorni, è vero Riccardo? Sì, quegli anni, ma sai, la gente c'è anche ora, non è che non ci sia il pubblico alle corse, alle manifestazioni. Io ho negli occhi e insomma anche il campionato del mondo in Belgio, vabbè, dici in Belgio, però insomma diciamo che alle corse importanti c'è sempre il pubblico. Il problema del pubblico è, dove diceva prima Stefano, è preoccupante, perché l'entusiasmo e la, diciamo così, la moria che c'è nelle società, nei corridori di base, certo, quella è preoccupante. È preoccupante perché una volta a una corsa d'allievi c'era pieno di gente e oggi invece c'è tre gatti. O peggio ancora, nelle corse under 23, ora sono, si chiamano under 23, prima dilettanti, le corse era, insomma, c'era tantissima gente. Oggi questo non avviene più. Quella gente lì che abbiamo visto nelle immagini a Pescara, poi ti dico Jacopo perché facevo, cioè perché io sono arrivato quinto, perché lui mi è andato via. No, lì c'è l'asse attrezzato, no, questo famoso, okay. Allora, questo famoso, chiariamo bene. No, questo famoso asse attrezzato. Perché no, ma Luciano ride perché io... No, io sono qui, sono disposto ad ascoltare la spiegazione perché non la so. L'asse attrezzato, no, ma sai, Lorenzo sarà a casa, ci vedrà, però voglio dire, sull'asse attrezzato, se non lo conosci, c'è quella curva là perché, che immetteva poi sul vialone, perché insomma non era semplice, e lui fece la curva kamikaze. E subito dopo c'era la moto di un poliziotto e un'altra moto, e lui mi prese la scia e io ero lì a 30 metri. Lo diciamo chiaramente. Sì, no, lui prese la scia, okay, e mandò via grazie alla scia. Dall'asse attrezzato che si curava a destra, me lo ricordo sempre. Quanto ci sarà stata andare all'arrivo? Un chilometro e mezzo? Sì, un chilometro e mezzo. Più o meno. Ecco, mi prese quei 100 metri che poi se l'è portata all'arrivo e io ce l'ho fatta. Poi dopo magari Lorenzo mi batteva lo stesso. Però la nostra squadra era una squadra vivace, perché avevamo Van Imp, Groppo che vinse la maglia bianca, Luciano... che era, figurati te se lui a Pescara voleva arrivare dietro, io lo anticipai, perché lo anticipai, e tu sull'asse attrezzato come te la gavavi? E sull'asse attrezzato io lo conoscevo, ma fino a un certo punto, perché noi ci si faceva le ripetute quando si andava in ritiro lì, e mi dicevano si va a fare le ripetute sull'asse attrezzato, e io dicevo ma che cavolo è l'asse attrezzato? Cioè, in italiano non c'è l'asse attrezzato, comunque, c'è solo lì a Pescara. Sì. Mi ricordo, non solo qui, però sì, a Pescara. Riccardo, di quella tappa mi ricordo tantissimo, perché si partì. Ma quanto tirò in no? Quanto tirò in no quel giorno? Ma tirò Fignon, tirò no, tutta la giornata tirarono, perché andarono via sulla prima salita su Rio Nero. Macerone. Sul Macerone, Rio Nero San Nidio, sì. Poi facevamo Roccaraso e poi tirò tutto in O con Greg Lemond, Fignon, fino a Pescara, fino all'ultimo chilometro. E noi arrivammo, vabbè, col gruppetto dei primi, ma il gruppetto dei ritardatari persero
35-40 minuti quel giorno, perché andammo per tutta la giornata, tutta, con un caldo, mi ricordo un grande caldo quella tappa. È una cosa eccezionale, perché si arrivava proprio a Pescara, se no te con quella giornata lì sai dove eri, nel gruppetto anche te. Nel gruppetto a 40 minuti. Si arrivava a Pescara e lui voleva arrivare là davanti, per quello. E Palmiro, che a prescindere c'erano Contini, Belda e Groppo a un minuto e mezzo, perché Inò gli fece fare tutta la tappa a due minuti e mezzo, poi arrivammo a Francavilla Pescara, tirarono ancora e arrivarono con un minuto. E Palmiro, appunto, prima dell'arrivo, a 2 chilometri dall'arrivo, sul ponte dell'asse attrezzato del comune, lì c'erano appunto queste due curve famosissime, e anticipò il gruppetto dove eravamo noi con Riccardo, però Palmiro ora non fare il diplomatico, Luciano, prese la scia della moto, io ero lì capito, sull'asse avessi fatto quarto. Potevo fare quarto, ma sarebbe arrivati terzi qua. Cioè, noi abbiamo fatto. Fammi capire qual è la moto a cui ti riferisci. Allora, okay, ora te lo faccio vedere. Okay. Ora quando si vede, quando arriva Palmiro, c'è una moto dietro che è una moto in formazioni. in quel caso lì è dietro, è lì a fianco, lo vedi? È lì. E poi dietro ce n'era un'altra che però invece a me scia non me l'ha data, capito? E sono arrivato. Sì, tu sei arrivato proprio da solo, proprio niente, così ti hanno lasciato da solo. Io immagino Palmiro Masciarelli quando sentirà la ricostruzione di quel 28 maggio 1982. Comunque, mi devo fermare, poi ricominciamo perché abbiamo ancora tanto da parlare. Pubblicità, torniamo tra poco. Venticinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Zero.
Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare i pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Ultima parte per questo speciale natalizio di Velo. Tra poco parliamo del Giro d'Italia che sarà, però io devo fare pubblica ammenda perché colpevolmente vi ho salutato all'inizio, abbiamo parlato, vi ho ringraziato tutti e mi sono dimenticato Maurizio da qui in regia. E gli chiedo scusa, gli chiedo venia, Maurizio ci supporta anche una serata pre-natalizia, quindi insomma lo saluto e lo ringrazio perché insomma io non so se, no, non è entrato in stanza perché l'ha fatto l'ultima puntata, però sarebbe stato bello anche salutarlo. Comunque, torniamo ai nostri temi, Giro d'Italia 2022, partenza dall'Ungheria, Riccardo, due tappe che ci vedranno impegnati noi Abruzzo, ma... che Giro d'Italia sarà? Te prima hai detto non mettiamo troppa pressione a Giulio, però è chiaro che il Giro 2022 dovrà essere il Giro che dà delle risposte al nostro alfiere principale. Ma guarda, sul Giro d'Italia ci sono due aspetti che secondo me sono molto importanti, no? Perché diciamo che il teatro c'è, il teatro è molto bello. Il palcoscenico però va riempito con gli attori. Sì. E se prendiamo così, analizziamo il percorso, è un percorso complicato perché comunque si parte dall'estero. Quando si parte dall'estero, Stefano è lì, lo sa benissimo, come anche Luciano, non è mai semplice. Ci sono vari scombussolamenti anche per l'atleti, anche se ora sono organizzati, sono abituati, tutto quello che vuoi, però non è mai semplice anche per l'organizzazione delle squadre, perché comunque praticamente partono con due squadre, perché una squadra che farà la partenza in Ungheria, un'altra squadra che si terrà pronta in squadra. Parlo di squadra di meccanici, massaggiatori, di personale, diciamo così. L'altra squadra sarà in Sicilia. I corridori, sì, bene o male, comunque parti, fai, poi ti fermi e poi riparti. Insomma, non è mai semplice. Sull'aspetto del percorso, in sé per sé, è un bel percorso. Piuttosto duro, direi anche. Molto duro.
ci sono, cioè, l'abbiamo vista prima, la tappa del Blockhaus non è una tappa semplice. Poi voglio sapere anche che ne pensa Luciano, perché Luciano quella di Campo Felice la giudicava non durissima, in effetti. In effetti. Quest'anno dico che questa sarà la tappa più dura del Giro d'Italia. Noi siamo sempre per le mezze misure, ecco. Così mi piace, perché questa è una tappa veramente molto, ma molto, molto impegnativa. Non è una tappa semplice, non c'è un metro di pianura in pratica. Voi poi conoscete bene le strade. Il Blockhaus non è una salita durissima presa per conto proprio, ma qua prima di arrivare a Blockhaus e ce n'è da fare di salite anche importanti, e quindi sarà sicuramente una tappa molto bella e potrebbe effettivamente, ora non so se sarà la più dura. Per me la più dura è quella del Fedaia, sì. Del Passo Fedaia. Per me quella è veramente tosta. Però anche questa non scherza. Però Riccardo, scusami se ti interrompo, quella del Fedaia, che dovrebbe essere la 18ª tappa, sì. Ce l'avremo alla fine del giro, quando i giochi non so se saranno ancora fatti o meno. Invece quella del Blockhaus è il primo scontro vero, sì, ci sarà l'Etna prima del Blockhaus, però alla fine della prima settimana di Giro d'Italia, secondo me diventerà molto, ma molto impegnativa, molto, anche perché i corridori hanno ancora le energie abbastanza fresche. Quella del Fedaia alla 18ª tappa sarà una tappa di contenimento, di controllo, sarà una tappa tattica, secondo me. Invece qui ci sarà un aspetto agonistico molto più interessante, anche perché, come hai detto giustamente tu, il Blockhaus, sì, il Blockhaus ci sarà negli ultimi 15 chilometri di questa tappa, ma prima c'è appunto Rio Nero, c'è Castel di Sangro te lo ricordi, perché si faceva nella famosa tappa dove si arrivava a Pescara, una salita al 10% per 6, 7, 8 chilometri, poi ok, parecchia discesa, e poi si inizia a salire nelle salite del Chietino, Guardia Grele, Pretoro e poi Passo Lanciano, discesa e poi di nuovo a salire. Cioè diventa una tappa, secondo me, importante. Per normalmente quando si arriva sulla prima grande salita del giro si dice sempre sicuramente su questo arrivo si capirà chi non vincerà il giro, ma io penso che sul Blockhaus si capirà chi potrà effettivamente vincerlo questa edizione del giro, che ritengo che sia un'edizione dura, come hai detto giustamente tu. E poi effettivamente anche da Stefano, tu conosci benissimo questo tracciato, soprattutto sì. Conosci benissimo anche la salita, ritieni che effettivamente questa possa essere una delle tappe più dure del Giro d'Italia della prossima stagione, Stefano? Ma sicuramente bisogna vedere come le squadre interpretano il Giro d'Italia e come ci si arriva. Qui non ti nascondi, anche perché se c'è una squadra attrezzata a Passo Lanciano, tu lo sai bene, scendere giù, al di là della durezza, è anche tecnica. Quindi venire giù da Passo Lanciano, che è una discesa molto molto veloce, e poi prendere il Blockhaus, che il Blockhaus si dice che non è duro, ma se tu ti ricordi quando lo facevamo noi avevamo il 23, dovevi scendere, quindi è una salita vera. C'è da dire che c'è più energia. Questa intanto è l'ultima vittoria quando sul Blockhaus di Nairo Quintana da Rocca Morice, sì. E questa è dura come salita. Poi ripeto, magari all'inizio del giro c'hai più energia, però dipende molto dall'interpretazione della tappa. Sicuramente è una tappa che ritengo, al di là delle solite cose, dice che si sa chi perde, ma veramente chi va forte qui e vince qui magari dà un grande segnale per vincere il Giro d'Italia. Riccardo, normalmente nel periodo invernale o primaverile gli atleti vanno a vedere le tappe più importanti del Giro d'Italia, normalmente vedono le ultime salite, gli ultimi 50-60 km delle tappe.
Però io consiglierei su questa tappa di vederla tutta la tappa, dal primo chilometro all'ultimo chilometro, perché appunto, come diceva Stefano, va visto sì le salite, ma va visto anche le discese, va visto... è una tappa che va studiata molto ma molto attentamente. Sì, sono d'accordo, ma non lo puoi fare certamente nella prima parte della stagione, quando ancora la gamba non è, specialmente per chi punterà al Giro d'Italia, a posto. Secondo me quella è una tappa che bisogna andarci a aprile, quando le temperature sono un pochino più miti. Chi vuole effettivamente, ma lo faranno, vedrai, se ti metti lì sulla strada vedrai che ci saranno diversi corridori che faranno quello che hai detto te, Luciano. Oggi non lasciano niente al caso, hanno, le squadre sono attrezzatissime, hanno 7, 8, 10 direttori sportivi, non, mentre gli altri corrono, quelli che devono vedere la tappa ci verranno senz'altro. Sono d'accordo con quello che avete detto e quello che hai detto anche, Luciano, sicuramente questa è una tappa che si farà sentire, e soprattutto proprio perché all'inizio del giro, perché riprendo il discorso che dicevo prima, noi abbiamo fatto i corridori e lo sappiamo che all'inizio del giro c'è sempre il secondo o il terzo giorno che è particolare per motivi vari. Io non l'ho mai capito, perché a volte magari il secondo giorno prendevi una botta e se ti andava bene perché magari si andava piano. Questo è un ciclismo oggi che non lascia niente al caso, vanno sempre molto forte, e il fatto di essere proprio nella prima settimana, cioè a chiudere la prima parte del giro, una tappa così dura, poi ci sarà il riposo, però ragazzi, c'è da vedere effettivamente dei ribaltoni, e quindi sicuramente ci sarà dello spettacolo. Poi staremo a vedere chi verrà a disputare il Giro d'Italia. Prima abbiamo visto Nibali, Nibali tutti lo danno per finito, io l'ho visto quest'inverno, a me non mi sembra tanto finito, almeno di testa non lo è, e sai, la testa fa molto, poi dopo è chiaro che ci vogliono le gambe, però ci vogliono le gambe per rispondere a Pogacar, a Roglic, a Bernal, a questi, insomma, per stare al passo di quelli lì magari ci vuole anche le gambe un gradino sotto. Ora non voglio sminuire chi ci sarà, però io credo che ci sarà anche da prendere in considerazione anche Nibali fra i papabili, perché l'ho visto molto convinto, cambia la squadra, cambia, ritorna in famiglia. Non lo so come la pensate voi, però io ho visto gente che anche alla sua età ha saputo fare delle grosse prestazioni, e lui, non ce lo dobbiamo dimenticare, è uno che ha vinto 2 Giri d'Italia e un Tour de France, quindi non è che non è nuovo a certe imprese. Poi per quanto riguarda la partecipazione, come dicevi tu, dei leader, sappiamo tutti che Pogacar, Roglic e Bernal oggi sono i maggiori interpreti e i grandi protagonisti delle corse a tappe. Però io ti dico questo, che a volte quando arriva il grande fenomeno porta anche una grande squadra, ed è capace anche poi con la squadra a soffocare un po' il giro. Io mi auguro effettivamente che se non dovessero arrivare questi campioni più aperto, Luciano, è più aperto, hai ragione, è più aperto, è più battagliato, ci sarà più incoscienza negli attacchi, ci sarà situazioni imprevedibili. Cioè io a volte il grande campione o la grande squadra che va a soffocare poi diciamo la grande il grande agonismo che ci potrebbe essere nelle grosse tappe, non mi dispiace affatto. Quindi se al giro non dovessero arrivare questi grossi squadroni o questi grandi campioni,
non me ne farei un dramma assolutamente, certo. Perché io ritengo che meno campioni arrivano e più ci sarà agonismo e più ci sarà una manifestazione che ci terrà lì con molta attenzione a seguire tappa dopo tappa. È una lettura interessante questa. Quanto ti mancano in Giro d'Italia? A me? Vabbè, arrivo a Pescara, cioè parto a Pescara. Non prendere alla lettera quello che guarda, l'ultima esperienza, sono sincero, oggi è cambiato tutto, perché si dice Giro d'Italia, io non penso che poi non viene nessuno, perché tutti quanti fanno i calcoli, sono delle multinazionali oramai le squadre. Gli ultimi due Giri d'Italia che ho fatto è stato molto difficile, anche se hai tanta motivazione in più, però ti fa capire pure che se vai con una squadra con poco budget e magari non all'altezza diventa una sofferenza. Noi avevamo fatto un bel giro da attaccanti, quello potevamo fare, potevamo vincere la tappa con Cuneo che poi vinse Giulio Ciccone, potevamo fare anche qualcosa in più perché ci vuole pure un pizzico di fortuna, ma oggi bisogna pure, io sono romantico, però ragionare sul fatto che se oggi non hai budget importante, squadra importante, diventa frustrante come la maggior parte delle World Tour, perché io già l'ho ribadito altre volte, ci sono 6-7 squadre che vincono tutto e gli altri non vincono quasi niente. E addirittura il gap si è accorciato, oggi le World Tour vogliono vincere pure i traguardi volanti. Non ci dimentichiamo che la Landroni ha vinto 12 o 14 gare, 2.1 più o meno, non voglio sbagliarmi, che la Bardiani ne ha vinto 8 e che noi che siamo piccolissimi abbiamo vinto 4. Ma vincere oggi a alto livello è veramente, veramente difficile. E poi c'è stata una crescita esponenziale proprio col Covid, non lo so che è successo, in questo anno andavano tutti più forti. Sì, comunque devo fare i complimenti, perché il dribbling alla domanda è stato di quelli... Quando mi manca? Da garrincia, quelli che ti lasciano sul posto. Ma il Giro d'Italia ci si può andare pure come spettatore, no! Forse si soffre meno. No, dai! Ma nel cassetto, il sogno nel cassetto, io non l'abbandono mai. Magari un colpo di coda, magari può essere... può succedere, vediamo. Lasciare sempre un po' uno spazio alla fantasia, ma soprattutto ci vuole tanto impegno, tanto lavoro, alla fine premia, perché non ci dimentichiamo, perché a volte si dice, si parla del passato, ma io con la cantina Tollo, la mobilvetta, la fantasia, sono ripartito sempre da zero. Quest'anno, negli ultimi due anni, il Covid mi ha condizionato, adesso ho fatto la terza dose e speriamo che riparto più forte di prima. Sai qual è il problema Jacopo, per Giulio, per Monzon, per Stefano? È che lui, essendo troppo avanti, ma te lo dico non per prendere in giro, ma è la verità, perché noi, io sono stato insieme a lui, mi ha dato la possibilità di fare il direttore sportivo quando eravamo alla Formaggi Pinzolo Fiavé, e quindi abbiamo avuto modo di parlare tante volte delle problematiche che sono, ormai si sta parlando quasi di 20 anni fa, ma lui era avanti 20 anni, cioè è sempre stato troppo avanti. Magari, e come dice ora, siccome siamo tutti romantici, anch'io sono romantico come Stefano, perché e anche come Luciano, magari ora, essendo avanti 20 anni fa, magari ora fra un anno o due, ci sta che lui era avanti 20, capito quello che voglio dire? Magari glielo auguro, perché i ragionamenti, lui parlava di cose che ne parlano ora, i diritti televisivi, di quando ne parlavi te, Stefano, dei diritti televisivi? 30, Magro, 20, tu lo ricordi? Piacere, ma io ho proprio pagato per aver fatto sciopero per i diritti televisivi, e quindi alla fine torniamo sempre allo stesso discorso. Purtroppo è un ambiente bellissimo, perché non è come il calcio rissoso, che piace a tutti. Prima si diceva con l'assessore, sì, che è uno sport che mette d'accordo tutti quanti, anche se gli investimenti sono grandi, si percepisce che è uno sport che unisce, ma noi addetti ai lavori molto probabilmente
non siamo uniti. Io mi auguro che ci riusciamo, però alla fine, mi dispiace dirlo, è un po' la guerra dei poveri, perché basta copiare un po' il calcio, non dico che lo devi copiare totalmente, ma oggi è veramente difficile mettere d'accordo il mondo del ciclismo. Hanno creato tre categorie. Sì, sì. Capito dove si è spaccato? Quindi il World Tour vogliono far diventare il ciclismo come la Formula 1. Le professioni fra un po' spariranno pure loro. Però posso garantirti che probabilmente a questa suddivisione in scaloni, non in scalini, perché adesso 2022 ci siamo quasi, parliamo di scaloni oramai, parametrati dal punto di vista economico-finanziario, è una tendenza che magari il ciclismo ci è arrivato un po' prima, ma è una tendenza sviluppatissima in tutti gli sport. Sì, però io ti faccio una domanda. Fra un anno, due, ci sarà la World Tour maschile, World Tour femminile e la Continental. E le squadre ne saranno 20, 18, 19, 20, quello che sarà. Il resto... cioè, capisci? Io ho capito cosa vuoi dire e sono d'accordo con te. Il problema è un problema di un sistema sbagliato che autoalimenta. Non lo so, io non voglio dare un giudizio di valore. Autoalimenta chi sta. E fammelo dire a me. Chi è più grande in virtù del fatto che adesso lo sport si concilia molto, molto bene. E Riccardo ne sa qualcosa molto più di noi con l'entertainment, con l'intrattenimento, che è quello che poi alimenta ulteriormente categorie sempre più specializzate, allora, professionali che investono, vogliono più spettacolo, hai capito? Allora, stanno facendo degli studi che fra un po' di anni non ci saranno più tifosi di calcio e tifosi di ciclismo, faranno sport virtuale, sui tablet. Sì, quindi, sì. Il paradosso qual è? Che io lo dico da una vita, Riccardo, al di là di tutto, ne abbiamo parlato tante volte, che ci vorrebbe, come in Francia, che lo Stato ti dà una mano, perché fra 10 anni avremo tutti i ragazzi malati di diabete tipo 2. Quindi gli investimenti che oggi fai alla base, è quello che volevo dire pure al Presidente Tagnoni, alla base con le strutture, perché il ciclismo è pericoloso su strada, è tutto legato. Poi magari io faccio confusione, ma queste idee io ce l'avevo già da molto tempo. Sì, allora, ma è così. Quello che dici tu è giusto, ma quando tu fai 20 squadre per sotto, hai rotto il sogno ai ragazzi, perché quanti corridori possono passare nel World Tour? Capite, no, sono d'accordo, il ragionamento hanno rotto è un equilibrio dove il World Tour oggi va a correre anche un altro po' in mezzo agli esordienti, perché è esasperato. Ma io vi ricordo che sono 5-6 squadre che vincono, il resto mettono i soldi. Questo non lo so se è bello. Vabbè ragazzi, Stefano, scusami Jacopo, fra 2 giorni è Natale, sì. Stefano, sotto l'albero che vorresti avere, che vorresti... A parte soldi, cioè, perché soldi budget. No, a parte budget. Soldi nel senso budget, ecco, uno sponsor. Questa... Ecco, cosa vorresti avere sotto l'albero fra 2 giorni? Sinceramente, Magro, mi ha fatto una bella domanda. Io ho avuto tantissimo dal ciclismo. Ho avuto, non voglio dire tutto, perché si potrebbe stare anche meglio, ma anche peggio. Quindi sono contento del progetto che sto portando avanti, spero di fare un grande Matteotti che sia all'altezza, di parlare di ciclismo con voi anche il prossimo anno, e diciamo quest'anno mi accontento, poi il prossimo anno me lo rifai la domanda e io ti do la risposta. E così fai un regalo più grande. Riccardo, invece, il ciclismo, sotto l'albero del ciclismo, quest'anno a Natale c'è un nuovo commissario tecnico, Daniele Bennati. Secondo te è l'uomo giusto al momento giusto, Daniele? Ma guarda, io ho lasciato un'intervista, mi hanno fatto una domanda come questa che mi stai facendo, Luciano, qualche tempo fa, appena insediato, Daniele. Io ritengo che io credo fondamentalmente che tutti i discorsi che facciamo, molte volte proprio noi stessi, non dico noi quattro, ma molto viene dall'interno nostro, no? Io per prima gli ho fatto una domanda a Cordiano che mi ha risposto velodromo di Spresiano, ma perché? Perché c'erano effettivamente le male lingue e lui ha risposto bene.
Bennati, in molti dicono, ma che esperienza c'ha? Ma lo dicevano anche di Ballerini. Io mi ricordo Ballerini che montò con me sull'ammiraglia e mi sa che ero proprio con Stefano in quell'occasione, al trofeo Matteotti. Venne sull'ammiraglia e io gli dissi, Franco, c'ho la 12ª macchina, non vedi nulla? Fa, dice, no, ma io vengo perché mi piace capire come funziona anche il, pensa, l'umiltà, no? Quindi io non credo che abbia bisogno di grandi esperienze. Bennati è molto intelligente, quello credo che gli faccia, che sia il suo, diciamo, il suo stimolo è quello e la capacità, credo che sia fondamentale quello che ha fatto in carriera, perché lui è riuscito a vincere e ha vinto delle belle corse, ha vinto anche al Tour de France a Parigi e ha saputo anche fare il gregario, perché io ricordo insieme a Tosatto loro due erano quelli che si mettevano in tasca Contador e lo portavano in giro per il gruppo senza fargli prendere un filo di vento, un filo d'aria. Quindi credo che nel bagaglio tecnico di un commissario tecnico ci debba essere anche questa componente, il capire, il sapere quello, le varie componenti della squadra, perché il campione, se te parli con Francesco e il Blockhouse, lui dice, ma io ci sono arrivato, ci arrivò secondo, mi sembra terzo, quando come ci arrivò, insomma, secondo Argentini, secondo, no, vinse Argentini, lui ti dice, non è mia duro, no, lui ragiona col suo metro, capisci, è un metro da campione. Francesco è nelle classifiche secondo dietro Merz in ogni tempo in base ai punteggi, quindi ha un modo di un punto di vista diverso. Bennati credo che abbia un punto di vista completo e possa fare un buon lavoro, poi dipende sempre dai corridori, Però Riccardo, per quanto riguarda i corridori, secondo me Bennati probabilmente è un po' più fortunato di Bettini e Cassani, perché c'è un parco atleti che secondo me in questo momento dà più garanzie rispetto a qualche stagione fa. Sì, sono d'accordo. Credo anche che sia una stagione fondamentale per Moscon, per Corbrelli, che deve confermare quello che ha fatto l'anno scorso, ma voglio dire, non ci dimentichiamo che la Roubaix, noi non abbiamo parlato niente di queste corse, però la Roubaix è io andando in giro mi parlano tutti di questa Roubaix, però mi parlano tutti di due italiani che si sono resi protagonisti, Moscon per la foratura, per la caduta, per tutte le vicissitudini che ha avuto, non ci dimentichiamo che è arrivato quarto, nonostante tutto quello che ha subito. E Corbrelli ha vinto la sua prima esperienza in quella grande classica. Evidentemente abbiamo sicuramente un gruppo di corridori, di corridori un pochino più attrezzati, e sono d'accordo su quello che dicevi, meglio che del periodo di Bettini e di Cassani, sicuramente sì. Oh, visto che siamo praticamente in chiusura, Stefano, peraltro, ovviamente per chi ci segue in diretta, questa sera 23, domani sarà la vigilia di Natale, poi ovviamente chi ci seguirà nelle repliche che andranno di questa trasmissione, poi non fate caso che diciamo domani è la vigilia, anche se dovesse andare un altro giorno, questo è il 23, e domani in vibrata, a proposito, perché anche alla vigilia c'era il tuo zampino su un appuntamento di ciclismo. Ma sì, questo è il bello del ciclismo, perché già l'anno scorso abbiamo fatto una gara a Sant'Egidio e sono partiti, addirittura sono stati 600 partenti, poi abbiamo fatto un'altra gara a Carano a casa di Gabriele e di Francesca della famiglia Ferriozzi, dove sono partiti allievi juniors, quindi non è che facciamo solo ciclismo, ci piace fare solo ciclismo di vertice. Quindi domani ci sarà il trofeo Cascioli Sirio, diciamo già intitolato a loro pure gli altri anni, e ci sarà questo evento prima di Natale e penso che sia molto importante, perché ci saranno tutte le categorie, noi è normale che con poco facciamo tanto, spero
il prossimo anno sotto l'albero, che c'ho tanto che facciamo tantissimo. Ecco, quella è la speranza mia. Oh, peraltro, tra gli sponsor che hai ricordato, hai dimenticato di citare Trofeo Vini Monzon, perché tra le altre cose si è inventato anche questa cosa qua di produzione. Ah sì, questo un giorno devo ringraziare, se tutto va bene, un noto imprenditore, però lo faremo ai prossimi alberi di Natale. A tempo debito. Però grazie veramente, che poi a quelli che lavorano, come si dice, dietro le quinte, la famiglia Ferriozzi, a Gabriele Di Francesco, a Parmigiani, ce ne sono tantissimi, quindi non sono io sono un po' il parafulmine, oppure che ne so, quello che va in fuga, eccetera eccetera, però mi fa piacere, io farei il ciclismo veramente a 360 gradi, quindi grazie di essere vostri ospiti per l'ennesima volta, anche... No, io non è, vi ringrazio io, ma soprattutto, anzi quasi vi maledirei, perché adesso 3 mesi chi li aspetta? Io tornerei giovedì prossimo, inveniamoci la già in diretta. Inveniamoci la vigilia di Capodanno, devi, no? Devi parlare con l'uomo alla tua destra. No, io... Non con me, Con Luciano, eravamo rivali, veramente, da atleti, però... Ci siamo quasi odiati quando eravamo... C'è una grande stima reciproca, e quindi devo ringraziare pure Magrini, che oggi è una voce molto importante e si ricorda di quel po' magari che abbiamo collaborato insieme, e a me mi dà motivo d'orgoglio e mi dà voglia di fare ancora di più. Grazie, no, grazie davvero, veramente. Scusami, adesso... Jacopo, sì. Non è che io mi ricordo, cioè mi ha dato da vivere, perché io ero su un marciapiede, mi ha dato la possibilità di continuare a fare il mio lavoro che mi piaceva tanto. Però vabbè, grazie, no, scusami Jacopo, ma... No, hai fatto... Siamo dalla vigilia. La vigilia, no, va bene. No, dicevo, adesso chi li aspetta 3 mesi? Perché ripartiremo a marzo del 2022, quindi io veramente vi saluto, grazie a che siete stati in mia compagnia in questa serata particolare, grazie a Riccardo, ciao Riccardo, buone feste davvero. Grazie a voi, buon Natale, buone feste, vi penserò tantissimo quando... Insomma, tu mi raccomando, ogni tanto disturbaci sul gruppo, come hai fatto... Ma io verrò, te lo dico, prima si parlava appunto della neve, delle cose, verrò sicuramente in Abruzzo a gennaio e vi farò sapere, mi fermerò anche a valle, quindi verrò a fare una sciata... Vabbè, la sciata non si tocca. E com'è? No, dico, la sciata non si tocca. No, io con Mammarella gliel'ho promesso, ci devo andare, quindi andrò, ve lo dirò, e poi aspettatemi perché arrivo sicuramente affamato. Certamente. Grazie Riccardo, buone feste a Stefano Giuliani, ciao Stefano, auguri davvero e in bocca al lupo, tanto poi avremo modo, noi più o meno ci vediamo più o meno sempre nella solita location, che se non è questa... E dal signore alla tua destra. Grazie Luciano, buone feste. Buone feste a tutti e speriamo che sia veramente un 2022 di salute, di lavoro positivo per tutti. Quindi veramente vi ringrazio. E che arrivano le bici. Perché è un altro problema, non abbiamo le bici. Assolutamente. Oh, adesso sì che va in archivio la stagione 2021 di Velo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Grazie a Maurizio Daguin, regia. Grazie a voi che ci avete seguito. Speriamo abbiamo fatto compagnia anche questa sera. Buon Natale, buone feste. Velo torna a marzo 2022. Buonanotte.